otra boca, otro labio, otra vena. Passiamo subito a lavarti quello spray del visino, ok? Ma prima, candela. Eccoci qua. Spero che tu riesca a sentire l'aroma e il rumore del fuoco dietro, secondo me è super rilassante e ci aiuta tanto a rilassarci insieme anche con questa skincare. Partiamo con il lavare il viso, io ho le mani già lavate e vado a creare una schiuma. Ok, bene, vado. A insaponare il viso, sì, esatto, senza bagnarlo, perché io lo trovo un metodo migliore per pulire il viso. Tanto già un po' bagnato con le mani. Eccoci qua. Fantastico, meraviglioso. Adesso vado un po' anche in questo zona sul naso, ok. Ancora. Eccoci qua. Adesso ti sciacquo il viso. Vengo qua. Molto bene. Bene, fatto. Hai visto come sono veloce? Molto bene, ora tamponiamo il viso. Tap 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 tap. E lo asciugo per bene. Molto bene, molto bene, perfetto. Rilassati, 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 rilassati. Sono contenta, sono veramente molto contenta. Adesso scrub. Questo scrub è il caffè. Molto bene, adesso vado a spalmare questo sul viso, vado proprio a, diciamo così, grattare un pochino. Questo comunque è molto blando, non ti preoccupare, non ti fa male come senti. E andiamo sulla fronte, dove vedo che ci sono un po' di imperfezioni, ma non ti preoccupare, è normalissimo. E poi anche sul naso vado, ok. Così, perfetto, evito le guance perché sono una parte un po' sensibile. Vado sul mento, sotto la bocca, sotto il labbro, altra vena. Sì, anche questa è una specie di massaggio molto rilassante.
Benissimo, adesso vado subito, subito a togliertelo con un panno umido. Ci sono. Sciacquare dopo sarà molto preciso nel togliere tutto. Lo scrub lo faccio sempre, non si preoccupi. Prendilo come un altro massaggio al viso. Ecco fatto meraviglioso. Adesso taglio sotto gli occhi molto bene, ma non c'è bisogno di chiuderli. Non chiuderli, vanno bene così. Ultimi due step. Come si lo ti metto? Dell'acido retinoico. Questo è un composto anti-aging molto molto potente. Infine vado a mettergli un pochino lì e vado a spalmarlo sul tuo viso in questo modo. Eccoci qua, abbiamo fatto. Sì, adesso spalmo solo questo. Ne approfitto per farti un bel massaggino. Ecco qua. Ecco qua, fatto. Meraviglioso, bellissimo. Adesso dimmi che altri appuntamenti hai. Se proprio oggi in 30 minuti fai un glow up incredibile, stasera di qualcosa di speciale. Ho capito, capito, capito. Allora, buona fortuna per il tuo appuntamento galante. E come ti vestirai? Chi fa il trucco parrucco? Ma sono delle mie care amiche. Salutale per me, ok? Benissimo, io spero che ti dicano che anch'io ho fatto un buonissimo lavoro. Spero che ti sia rilassata e stia notando che la tua pelle è meravigliosa, ancora più bella di prima. Ti mando un bacio e noi ci vediamo prestissimo, ok? Ciao! E ciao, sono la tua parrucchiera oggi. Allora, dalla prenotazione mi è sembrato di sapere che tu volevi ma veloce, che hai poco tempo perché hai tanti appuntamenti uno dietro l'altro. Ok, non c'è problema, sei venuto dalla persona giusta, 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 giusta. Visto che abbiamo poco tempo, non andrò a lavarti i capelli, anche perché mi sembrano già lavati, come ti avevo detto. Esatto, molto bene. Ma andrò semplicemente a spruzzarti dell'acqua in modo che si bagnino, e dopo andrò a tagliarti, a sistemarti la frangetta e a sistemarti un attimo l'acconciatura, ok? Molto, 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 molto bene. Cominciamo subito. Cominciamo. Ok. Sì, non mi serve che siano tanto bagnate adesso. Vado semplicemente pettinarli
Molto bene così, vado anche dietro. Adesso facciamo anche del taglio. Già, perfetto, ok. Adesso non c'è bisogno praticamente di asciugarli, perché insomma si sono già asciugati, l'acqua era poca, ma non me ne serviva tanto, ok? Molto bene, soprattutto queste cose si fanno quando si ha un po', insomma, poco tempo. Adesso vado a metterti una protezione per il calore. Ovviamente scaldato la piastra in modo che facessimo tutto in tempo, quindi questo è molto potente, quindi ci metteremo poco. Una frangetta, eccoci qua. Vado un attimo dietro. Hai dei bellissimi capelli, nonostante siano, insomma, decolorati, eccetera, sono molto ben tenuti. Ti faccio i miei complimenti perché a tenerli così bene. Dopo varie decorazioni, vari colori pazzi. Ok, allora definiamo un attimo qui davanti. Molto bene. Anche dall'altra parte. In modo insomma che davanti risulti precisissimo e si crei la curva. Ultimo step, olio. Sfogo un po' fra le mani, lo passo per i capelli, intanto visto che so che devi andare. Una splendida serata, spero che il tuo look
finale. Ti piaccia? Questo non mi sembra a ridurre ancora di più il crespo e a ridefinire. Ok. La forma dei capelli. Perfetto. Io ti ringrazio e ti lascio ai prossimi appuntamenti. Ti auguro una fantastica serata. Ciao, alla prossima. Guarda come sono abbinata questo astuccio rosa e azzurro, rosa e azzurro. Sopracciglia, uso questo giallo. Sopra le palpebre, sulla palpebra, scusami, e un po' anche sulle imperfezioni, top 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 top, un po' i rossoni, top 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 top. Molto molto bene. Per prima cosa mettiamo il fondotinta. Sui lati, in modo che non ci sia differenza con il collo. Molto bene, anche un po' qui sulla linea dei capelli. Voglio essere sicurissima sul naso, tutto bellissimo naso. Ecco fatto, adesso andiamo di correre. Thank you.
agli occhi e sono qualcosa di appunto rosa. Allora, qui ci sono tantissimi rosa, vedi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ci sono 21 celti qui, tantissime rose, e io andrei con questo rosa che si chiama con questo rosa, e vado un po' su tutta la palpebra, che facciamo un look semplice ma comunque molto d'effetto, perché questa frangetta ha bisogno di un look occhi abbastanza, insomma, che si noti. Ecco qua, io sono super veloce a sfumare, come vedi. Sta una meraviglia, la metto anche sotto gli occhi. Ma quanto stai bene, incredibile. Ok, sfumo un altro pochino sopra e poi con questa parte più fiatta vado a prendere un ombretto un po' più chiaro, questo lo mischio con quello glitterato e vado a metterlo sopra la palpebra e ti illumino un pochino lo sguardo, fai anche un po' con il dito. Ah, perfetto, guarda com'è luminoso, quanto stai bene, non vedo l'ora che tu ti veda allo specchio. Oggi ho tutto in palette, anche l'eyeliner, guarda che bello. E vado a farti delle linee come le mie, ok? Un po' accentuate, un pochino lunghe, quindi fammi concentrare. Ecco qua, una linea, io di solito faccio una linea in un occhio, una linea in un altro e poi congiungo, ok? Quindi prima linea e vado, chiudimi negli occhi. Ah, perfetto. Eccoci qua, la prima linea è fatta, adesso facciamo la seconda. Chiudi gli occhi, ti tiro un pochino gli occhi, faccio la seconda linea. Fatto, meraviglioso, hai visto? Non ci ho messo niente adesso. Adesso andiamo a mettere un po' di terra, blush, anche un po' sul naso, se vuoi, come ho fatto io. E poi infine rossetto e poi ti lascio andare. Che anche naturalmente, che invidia le mie, non sono assolutamente così. Sì, è proprio fortuna questa. Ok, up e un pochino sotto, up. Apri, chiudi. Fatto, anche il mascara è fatto, hai visto, sono velocissima. Terra. Vado con un pochino di terra e vado ad accentuare le tue guance, i tuoi zigomi, ti faccio risultare il viso un po' più liftato verso la. Molto bene. Ti sta proprio bene. La terra, bronzer, come vuoi chiamarlo. Ti sta veramente bene, ti scolpisce benissimo il viso e aiuta a risaltare la forma naturale del tuo viso. Wow. E adesso cambio pennello e metto un pochino di blush e sorridi.
l'ultimo step è il rossetto liquido. Come ti avevo detto, come rossetto liquido uso questo che si chiama Temp Girl e si addice perfettamente al tuo look di stasera. E questo è quello che ho anch'io, un rosa abbastanza chiaro, un rosa abbastanza scuro, scusami, un po' tendente al violetto, malva, ma io lo definirei ancora nude, e ti sta un incanto, ti fa delle labbra da favola. Non so se stasera tu debba uscire con qualcuno interessante, ma se quel qualcuno ci sarà, fidati, impazzirà per le tue labbra con questo rossetto. Allora, io ho fatto, adesso ti lascio andare al tuo prossimo appuntamento, se è il prossimo appuntamento o il tuo appuntamento garante, non saprei, e ti mando un bacio.